Buonasera da Anna Rita Ioni. Buonasera anche da Andrea Amaduzzi, benvenuti allora alla serata finale di questo primo Festival della Fortuna, che vede Fano essere un po' la Sanremo dell'Adriatico. Cosa dire del Festival della Fortuna? È una manifestazione che sicuramente avrà una risonanza e un'importanza fantastica per quelli che vi partecipano, e non a caso ho usato questo termine. Io auguro a questi giovani di arrivare ai programmi televisivi più importanti, fantastico compreso. Vai! Più lungo! Gli Smiles! Eccoli qua! Andate a prendere l'applauso, andate là! Vai! Si tratta di una bella manifestazione, finalmente riuscita in questa prima edizione, quindi auguriamo un ottimo futuro alla manifestazione stessa e complimenti agli organizzatori. Grazie, il sindaco breve e conciso. Io ricordo gli organizzatori, anche il signor Carboni che mi ha invitato qui, oltre a Stato Nicoletti, e quindi tutto lo sforzo che è stato profuso credo che sia stato ampiamente ricompensato dalla ottima riuscita di questa manifestazione. Annovero la presenza come presidente di giuria del Festival della Fortuna 89 di un uomo che ha dedicato la sua vita alla musica. È stato il patron di numerosi Sanremo, del famoso Cantagiro, ha tanti progetti in ballo, lavora per la RAI, uno ha firmato tanti cast, tante organizzazioni, tante consulenze di programmi e sta alla ribalta da anni e continua a proporci sempre delle cose interessanti. Signori, chi non ricorda Ezio Radaelli? E questi ragazzi stanno affrontando per la prima volta il palcoscenico. Applauditemeli per favore, perché hanno bisogno di voi, hanno bisogno del vostro applauso, del vostro successo, perché sono qui per voi e soprattutto per voi. Grazie Ezio Radaelli, grazie per la tua presenza qui. Edoardo Vianello, una vita per la musica. Nel continente nero, alle fate del Kilimangiaro, ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti balli più famosi, quando Valerio mi ha invitato qui, io mi muovo sempre con difficoltà, come ha detto lui, poi mi ha detto, sì, ma è un Festival della Fortuna. E io ho subito pensato, mi porterà fortuna, quindi io sono convinto che il Festival porta fortuna a me e a voi. Grazie. Luciano De Crescenzo. Siamo molto amici io e Merola, ci vogliamo molto bene, anche se è un'amicizia che spesso ha fatto ingelosire qualcuno. Lui, siamo diversi in alcune cose, lui è un pochino più giovane di me, meno famoso di me, però... Di Radica, e poi e questo è il più bel regalo che no, solo a te l'hanno fatto a tutti, solo a te, è vero? Quindi è un regalo particolare che ti faccio io e che ti fa il pubblico della Corte Malatestiana di Fano. Grazie a tutti, a presto. Ciao. Gigi Savan, grazie. Più affiatate, più conosciute e che funzionano meglio e che voi amate di più nel mondo dello spettacolo. Signori, è l'ora della fortuna per Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. Sono felice, no, ma non è una solita cosa, perché è vero che sono molto felice e lo dico anche a nome di tutti i componenti dell'associazione Fortuna Music e credo a nome di tutti voi. È bello che siano qui questa sera a farlo. È stato assegnato con il massimo dei voti, quasi proprio il massimo, ad Armando Dolci.
qua. Armando Rossi, Fezia non tiene tanto noi. Venite qui sul palco. Signori, questi sono gli organizzatori del Festival della Fortuna 1989. Sono dei ragazzi giovani, sono dei ragazzi di Fano. E tutti gli altri componenti, Saulo Gretti, aiutami, ti prego, vieni qui. Il presidente del Festival della Fortuna di Fano è un uomo, ha perso 6 kg da quando organizza il Festival della Fortuna e già ne aveva pochi. Benvenuti al terzo Festival della Fortuna. In questo festival vedrete e ascolterete solo ragazzi e solamente canzoni inedite. Voglio presentarvi un amico che in queste tre serate farà un po' da trade union tra la musica e i momenti di spettacolo, Giorgio Vignali. Giorgio, buonasera. Buonasera a Stoccolma. Siamo a Fano, Giorgio. Eh? Siamo a Fano. Ma da freddo sembrava Stoccolma. Una lezione dell'ottimo rock and roll all'italiana. Beh, ragazzi, Ivan Graziani. Canzone, caro amico mio, al secondo posto è Davide Mattioli. Chiamerei Davide se fa. Davide, comandi, perché Davide, forse qualcuno lo saprà e chi non sa il suo PD, è un milite dell'arma della... Con Laura Lattuada, Mauro Michieroni e Felix. Buonasera da Mauro Michieroni e alla banda Osiris scende dalla gradinata, le do una mano, magari le scarpe con il tacco alto sono un po' un problema, però se, ecco, meglio così, prego, si fermi, ecco, si fermi prima della fine, magari mi dispiace per il signore che ci ha sperato per qualche attimo. Ci devi uscire e ritornare a casa. Comunque, signori, il vincitore del Festival della Fortuna di Fano è quello lì, è Davide Mattioli. Bravo Davide! Davide Mattioli! Ecco, Schwarzenegger vicino a Tito Bass. Attenzione qui, dai. Bravo Davide!
Signore e signori, buonasera! Benvenuti al Festival della Fortuna! Simona Zanghetti! Maria Elena Del Bianco! Benvenuto a tutto il pubblico dell'Anfiteatro Rastatt di Fano! Salutiamo anche tutti coloro che ci stanno guardando e ascoltando da casa, infatti siamo in diretta su Fano TV, che è media partner dell'evento e sta trasmettendo la serata sul canale 17 del Digitale Terrestre, in streaming e sulle pagine social. Un saluto al direttore Marco Ferri. Ma siamo in diretta anche su Radio Fano, un saluto anche ai nostri amici, grazie a tutti coloro che stanno lavorando dietro le quinte per questo Festival Mare che torna dopo 30 anni. Eh sì, devo dire che le immagini in questo caso ci hanno aiutato. Io vorrei raccontare brevemente la storia del festival per le nuove generazioni e magari anche per i turisti che non lo conoscono, perché tra il 1988 e il 1992, come avete visto e come qualcuno di voi già sa, a Fano c'è stato questo evento davvero di rilevanza fondamentale per quanto concerne la musica, perché ha radunato centinaia di artisti, di cantanti e anche gruppi musicali provenienti da tutta Italia. Sono saliti sul palco alla Corte Malatestiana all'epoca tanti personaggi e poi li avete visti. In sostanza questo evento è nato come un concorso canoro dedicato alle nuove voci e grazie ad un'intuizione intelligente e brillante di Daniele Carboni, Luciano Bonfitto e Rodolfo Farabini dello studio di registrazione CBF Record, che insieme all'associazione Fortuna Music e al Nautilus, insomma, hanno dato vita a questa kermesse. A proposito del Nautilus, concedetemi di fare un saluto e un ringraziamento particolare al patron Sergio Carboni, perché grazie alla sua professionalità e alla sua esperienza allora diede un contributo significativo davvero per sostenere tutti i costi organizzativi. È stato il trampolino di lancio di tanti artisti, Danilo Sacco, già frontman, tanto per citarne qualcuno, dei Nomadi, oppure un'altra personalità, Johnny Barbera, che è diventato insegnante alla scuola di Mogol ed è anche un vocal coach nella trasmissione X Factor, e anche il fanese Davide Mattioli, che ha trovato il suo successo e la sua fortuna nella Repubblica Ceca e naturalmente 6 dischi di platino. Ma ci sono tanti altri cantanti che questa sera avremo il piacere di avere qui sul palco in qualità di ospiti d'onore e ora come allora riporteranno alla luce tante ma tante emozioni. Esattamente, era il 12 agosto 1988. Dopo 30 anni si ritorna all'associazione culturale Fortuna Music con il contributo del Comune di Fano, della Regione Marche e della Proloco, dà vita a questa 6ª edizione che si svilupperà in 2 serate. Questa sera la gara, verranno decretati 6 vincitori che ritorneranno sul palco anche domani prima del concerto Filippo Graziani canta Ivan, ma c'è un regolamento che noi naturalmente seguiremo passo passo. Esatto, perché nelle scorse settimane una giuria di esperti ha selezionato 15 finalisti che hanno un'età compresa tra i 17 e i 50 anni, scelti su ben 42 iscritti provenienti da tutta Italia. La gara si divide in brani editi e quindi già pubblicati e in brani inediti, mai sentiti dunque, mai pubblicati. Tra i finalisti verranno decretati i primi 3 classificati per ogni categoria. Poi ci sarà il vincitore assoluto della 6ª edizione, che oltre alla possibilità di registrare un brano inedito al Museo della Batteria, che è situato Bellocchi di Fano, passerà di diritto alle finali del premio Pigro di Teramo, il concorso dedicato al compianto Ivan Graziani. Inoltre tutti gli iscritti qua al festival verranno iscritti poi anche a quel premio. In più ci sarà il premio della critica intitolato a Luciano Bonfitto, che ideò appunto il festival nell'88 con Daniele Carboni e non solo. Inoltre il vincitore si potrà esibire come ospite al Carnevale di Fano 2022. La votazione verrà fatta con un voto che va da 5 a 10, ma quello che darà il presidente della giuria varrà doppio. E qui vi chiedo un grande applauso subito, perché il presidente della... Ecco qua, facciamo vedere anche grazie al braccio meccanico di Fabio, è il grande regista Giorgio Vignali, autore, produttore, sceneggiatore e soprattutto grande amico del festival. Ma al suo fianco ci sono anche tanti altri esperti del mondo della musica e dello spettacolo. Benvenuto a Sassonia di Fano. Diamo anche il benvenuto in questa giuria di qualità ad Anna Bischi Graziani, direttrice artistica del premio Pigro. Benvenuta. E ancora Saul Salucci, sovrintendente dell'Orchestra Sinfonica Gioacchino Rossini, buonasera.
Etienne Lucarelli, l'assessore al turismo e agli eventi del Comune di Fano. Gabriella Scienzi, coordinatrice della Nazionale Cantanti. Maria Flora Giammarioli, presidente dell'ente carnevalesca. E il maestro di musica Sauro Nicoletti. Continuiamo con Emanuela Giorgi, manager di artisti. Buonasera. Sergio Carboni, grande artista e pittore. Giorgio Falcioni, attore e scenografo. Francesca Cecchini, agente regionale della Bella d'Italia Marche. Rodolfo Farabini, imprenditore. Fabrizio Battistelli, funzionario del Comune di Fano. Buonasera a tutti, benvenuti ed ora cominciamo la gara.